Ciao a tutti carissimi, qui il vostro Lollo, nuovamente su Re-Entry in Orbital Simulator. Sì ragazzi, per tutti gli appassionati di fantascienza, di qualcosa che va oltre i confini della Terra, ragazzi. Sì, perché parliamo di un simulatore, per chi si è perso gli episodi precedenti e li andasse a vedere immediatamente, un simulatore che riguarda appunto come far partire una navicella, il progetto Mercury nello specifico, verso lo spazio, verso l'infinito, ragazzi. Oggi proseguiamo con i nostri tutorial, andiamo al quinto, vi faccio vedere immediatamente. Academy, ricordate il progetto Mercury Lesson Number 5, oggi i controlli di posizionamento della nostra navicella. Vedremo questo nello specifico. Infatti il Reaction Control System RCS ci darà la possibilità di cambiare l'orientamento nello spazio della nostra astronave. Impareremo proprio a usare l'RCS sia in modalità automatica che manuale. Vai, andiamo, dai! Ragazzi, ci siamo tornati all'interno del nostro cockpit. Qui ci dice sempre Lollo Umbilical Disconnect, ok, siamo disconnessi. Benvenuto al controllo di reazione dei sistemi, come il tutorial del controllo appunto del sistema di reazione dei nostri sistemi. Vediamo un po', Roger, in questa lezione imparerai a vedere i vari sistemi della capsula Mercury che ti aiuteranno a stabilizzare al meglio la posizione relativa alla Terra. Perfetto. La capsula Mercury ha come equipaggiamento alcuni sistemi che mantengono stabile e sotto controllo appunto la posizione. Per fare questo hai bisogno di conoscere dov'è la posizione dell'orizzonte della Terra. Immagino ragazzi questi pannelli qua che vediamo qua sotto. Aspettate, eccolo qua. Sicuramente questi pannelli che vediamo, l'orbit time, vedete la wind orbit, l'orbital, il polar, tutta quella parte là a sinistra, e lì c'è la Terra, e qui sotto anche, vedete? Altitudine, drift, filter, magnify, questa parte qua, e lì c'è roll, yaw e pitch che ci serviranno quasi sicuramente. Per fare questo avrai bisogno di conoscere dove appunto ho detto il posizionamento dell'orizzonte della Terra. Ci sono due componenti meccaniche chiamate Horizon Scanner, quindi lo scanner dell'orizzonte, e adesso lo vedremo. Allora, dice che la Terra emette alcune radiazioni, nello spazio questo non succede. Questi scanner individuano dove c'è stato un picco di radiazione in qualche modo, e quando lo scanner giunge alla soglia tra la Terra e lo spazio precisamente. Scanner Horizon, quindi uno di questi è usato per pitch, per il beccheggio ragazzi, e un altro per il rollio. Beccheggio e rollio l'abbiamo sicuramente visti, appassionati di X-Plane e di simulazioni di volo, in quel frangente, ma lo vedremo anche qua ovviamente, e penso proprio in questo tutorial. Andiamo avanti. Queste cose che abbiamo detto, ci dice, sono fatte in qualche modo per vedere proprio i cambiamenti del pitch, del beccheggio e del rollio. E quindi questa è la ragione per cui faremo ciò che vedremo tra poco, immagino. Ragazzi, non lo so nemmeno io, è anche abbastanza complicato. La capsula ha tre giroscopi che indicano appunto la posizione e tre accelerometri per indicare il rate indication, ovvero il ratio di sede e discesa. Come detto, sicuramente questi, rollio, yaw e pitch, sicuro ci servono per l'attitude, quindi per la posizione, e quello centrale ipotizzo. Qui c'è il ratio, avevamo visto l'altra volta, c'è l'accelerometro, ecco qua il descent, vedete 10 feet al secondo, e questo è l'altimetro. Sicuramente questo ci serve per orientarci nello spazio, ci dice. È molto importante rispetto anche all'orizzonte della Terra. Ovviamente lui automaticamente va a vedere questi parametri. L'horizon scanner del beccheggio, come vedete, può solamente verificare con un campo visivo di più o meno 35 gradi. Stessa cosa per il rollio, ma dall'altra posizione, dall'altro lato. Se tu sei fuori dall'orizzonte, dal campo dell'horizon scanner, il giroscopio ritornerà a un free mode, quindi a una modalità libera. Allora, quando i giroscopi sono in una mode free, quindi in una modalità libera, come detto, la posizione cambierà e sarà basata sul cambiamento dei propulsori. Questo può introdurre infatti un errore del posizionamento. Quando
l'orizzonte viene visualizzato, quindi dai nostri radar, tra virgolette, torneremo nuovamente in un modo slave, diciamo schiavo, tra virgolette, appunto, tu vedrai un salto degli indicatori, del posizionamento degli indicatori. Bene, avanti. Tu puoi controllare, ti dice automaticamente, l'astronave in varie situazioni. Per fare questo c'è un sistema chiamato ASCS, Automatic Stabilization Control System, che viene usato appunto in questa modalità. E in questa modalità, appunto, l'astronave, si orienterà automaticamente e prenderà, in qualche modo l'orientamento della fase della missione, quindi da remoto, ovvero sicuramente qui ci dice che a secondo del posizionamento basato dal punto di partenza, da dove ci eravamo mossi, sicuramente durante quindi ciò che si era in qualche modo annunciato durante la missione iniziale. Per mantenere o cambiare il posizionamento, l'astronave sta usando qualcosa chiamato RCS, Reaction Control System. Questo sistema può essere controllato dall'ASCS e come backup è il Rate Stabilization Control System, RSCS, oppure anche manualmente. L'RCS consiste in più propulsori che possono alternare appunto l'orientamento dell'astronave. Questi sono i propulsori che vengono usati per cambiare il rollio, il beccheggio e lo yaw, ovvero sarebbe il posizionamento a destra a sinistra rispetto tra virgolette, la poppa dell'astronave, rispetto anche alle tre fasi principali, ai tre assi principali, scusate, Y, X e Z, molto importante, e appunto questo modificherà anche l'angolo della capsula. La capsula deve essere orientata e controllata da entrambi, un modo automatico usando l'SCS o delle modalità che riguardano tre astronauti, controllo di tre astronauti. È come se tre astronauti dovrebbero fare il controllo dell'FBV, si chiama MP e RSCS. Per prima cosa daremo, dice Let's First Focus, significa daremo spazio soprattutto all'SCS adesso. E quindi andiamo avanti. Questo sistema manterrà la piattaforma stabile con quattro appunto modi automatici base. Damper, che è una sorta di freno, l'orientamento, il posizionamento e il rientro. Noi vedremo queste cose, ma prima devi prendere familiarità con i controlli. Allora, vabbè, se premiamo F5, ma inutilmente F5 perché siamo comunque qui al centro, ecco qua. Perfetto, F5 ci dà queste tre cose. Infatti c'è un square name ASCS mode select con tre switches configure this system. Ok, quindi ci dice che abbiamo questo qua, che è l'ASCS mode select, che ha il rollio, lo yaw, come dicevo, e il pitch. Quindi beccheggio, rollio e lo yaw. E in più questa parte centrale, molto importante, è black manual. Perfetto. Andiamo avanti. Il sistema è configurato per usare la SCS per controllare l'astronave pienamente automatico. Questo significa che i giroscopi sono in qualche modo schiavi, tra virgolette, dell'Horizon Scanner, che è usato col sistema RCS automatico per orientare e mantenere l'astronave nella posizione retro. Ok, quindi all'indietro. Se andiamo fuori, andiamo un po' a vedere pure. Andiamo su External. Vedete? L'astronave che sta comunque andando avanti. Ok, torniamo sul Commander Seat. Perfetto. Roger. Hai bisogno adesso di essere posizionato in full automatic control, quindi controllo pienamente automatico. Per prima cosa, l'SCS mode deve essere settato in normal. L'SCS mode dovrebbe essere qui sulla sinistra. Eccolo qua, ragazzi, guardate, vedete?
ASCS Mode Select, questi tre pulsanti. Ci sta Norm, eccolo qua, normale, e infatti è settato su Norm. Perfetto. Quindi torniamo un'altra volta di qua. Perfetto, scusate, ma qui bisogna fare tutti i posizionamenti particolari per fare tutto al meglio. Bene, fatto. Infatti sopra ci dice ASCS Auto Left e quello è fatto. E the middle auto switch deve essere settato su auto. Ah, ancora di qua quindi, scusate. Ecco qua, è settato anche questo su auto. Anche questo, come vedete, è settato su auto. ASCS Mode Select Auto, eccolo qua, fatto, roger. Alla fine il Black Manual Handle, handle è una maniglia, una sorta di manovella, quindi dovrebbe essere questo. Il Manual Handle, questo nero, deve essere in position, e lo è in position, lo vedete anche in alto a destra, mi dice che è ok. Perfetto, avanti. In questo modo, la fase automatica dello shifter del sistema decide l'orientamento. Questo sistema, infatti, ruota la nostra navicella di 180 gradi quando, dopo la separazione della nostra capsula, e automaticamente orienta la navicella dopo la rotazione, e mantiene l'orientamento e il rollio prima del rientro. Si mantiene così in automatico. Perfetto, questa è la cosa più importante, si mantiene in automatico senza che noi tocchiamo nulla, ma potremmo farlo anche in maniera manuale, adesso lo vedremo. State sempre attenti ragazzi, oh, mi raccomando, like e condivisione per un video difficilissimo, anche in inglese tecnico, veramente complesso. Questo è un gergo astronauta. Veramente difficile. Vabbè, risaliamo qua un attimo, forse ci serve vedere anche qua, yo pitch and roll. Ci sono due RCS system, sistemi RCS. Uno per il controllo automatico, che è chiamato sistema A, e uno per il controllo manuale, chiamato sistema B. L'SCS automatico sarà chiamato per usare l'auto RCS sistema A. The middle auto switch decide cosa fa l'RCS sistema, il sistema RCS in uso. Perfetto, quello automatico decide l'RCS principale, lo decide quello in automatico. Il sistema A usa i due propulsori, i settaggi dei propulsori, sia basso o alto, a seconda di quello che decide lui. Il sistema B invece ha una forza di propulsore variabile, che è basata su come spingi, appunto, si spinge la leva. Ogni sistema dell'RCS ha un fuel tank proprio, quindi è una tanica, una sorta di tanica di benzina, comunque controllo del fuel. E questo si può vedere a sinistra in auto, a destra in manual. Dove? Ah, eccolo qua ragazzi, lo vedete qui a sinistra, eccolo, control fuel, c'è auto, ve lo faccio vedere nel dettaglio, auto e manual, quindi a sinistra auto e a destra manual. Perfetto. Ovviamente ci darà un warning, quindi dobbiamo stare attenti nel momento in cui scende sotto il 25%, e lì bisogna stare molto attenti. Se la SCS fallisce e tu hai bisogno di fare un controllo manuale, bisogna prendere il controllo manuale, che verrà chiamato fly-by-wire, FBW. Ok, questo controllerà tutte quante le posizioni della nostra navicella. Perfetto, in questo modo tu puoi dare sia fuoco e potenza ai propulsori, o dagliene più o meno, a seconda di quello che vogliamo fare. Usando appunto la nostra tastiera puoi farlo in maniera manuale, ragazzi, e questo sarà molto complicato. Adesso forse ce lo proveremo, proveremo questo modo. Allora, settiamo adesso la SCS mod, mi dice, ok, ci andiamo qua a sinistra in fly by wire, eccolo qua, andiamo a destra quindi, fatto, right, corretto. Adesso se torniamo qui, vediamo un po' che succede. Siamo qui davanti al rollio patch, possiamo usare V e S per cambiare la posizione, vedete? Cambia infatti, vedete come salgo? Anche l'orizzonte, vedete come cambia? Scusate, per capire se cambia anche qui sotto.
sta andando troppo su, rimettiamolo in posizione, ok, centrale, vedete, adesso l'abbiamo rimantenuto in posizione centrale, qui sotto, qui vediamo la terra, vedete, qui sotto si vede la terra e il posizionamento dell'orizzonte, benissimo, lo vediamo anche da qua, bene. Bisogna stare molto attenti, ricorda, perché usando un po' questi propulsori tu hai ovviamente un danneggiamento riguardante il fuel e il carburante, quindi perdiamo carburante, ragazzi, quindi è molto molto importante fare attenzione come usiamo questi propulsori. Andiamo avanti, tu puoi settare ora l'SCS mod switch to aux on, quindi SCS mod dobbiamo metterlo in middle, quello centrale, aspettate, andiamo di qua. Ok, questo lo dobbiamo mettere centrale. Aux on. L'ho messo in centrale? Cioè mi ha detto fare così. Ok, siamo in aux on, vedete? Posizionamento centrale. Perfetto. Questo, diciamo che fa fare un ratio di discesa e di salita di 0,5 gradi al secondo. Bene, va bene, andiamo avanti. Se tu vuoi fare tutto manuale, totalmente manuale, allora dobbiamo settare la SCS su norma. Quindi SCS auto. Non ci interessa mettere su norma, così fa tutto quanto in automatico. Quindi dobbiamo settare appunto l'auto switch to rate command. Ok, così facciamo rate command, significa comandi manuali, immagino, ipotizzo. Ok, l'abbiamo messo, sta su write. Adesso sarà molto difficile. Poi dobbiamo fare land out, far uscire fuori questa manovella, spingendola fuori, quindi out. Perfetto, vedete sopra in alto a destra sempre i controlli corretti, out. In questo modo tu potrai usare automaticamente i propulsori in tutte le direzioni, ragazzi. Adesso lo vediamo, Adesso ci mettiamo qua, scusate, che con questi... Ok, vediamo un po'. Quindi VS usato per il pitch, quindi per il beccheggio, AD per lo yaw e Q per il rollio. Vediamo un po', facciamo un po' tutto, vedete? Ecco il rollio, Q... per lo io, scusate, per il rollio, eccolo qua, AD, cioè spostiamo tutto, andiamo tutto centralmente, ritorniamo centralmente, facciamo anche VS, vediamo come va, vedete su e giù, è completamente manuale, ragazzi, veramente uno spettacolo, vedete qui in mezzo come si muove, faccio vedere meglio, ta ta, rimettiamo centrale e Q, vedete, si muove tutto, benissimo, bravo Lollo. Stai imparando molto bene, devo dire. Ok, abbiamo visto il modo automatico, l'FB mode e il manual mode. Ora torna guarda l'ultima modalità, che è l'RSCS. Ci manca questa, vediamo un po'. L'RSCS è una modalità semi-automatica e ti garantisce di cambiare la posizione usando la barra. Ma se la barra è centrata, allora le barrette, quelle lineette che vedete sono i stick, allora dovrai fermarti e andare giù di 3 gradi al secondo, se sono messe in maniera sbagliata, se non sono centrate. Quindi quello che stiamo facendo in questo momento, sicuramente, ragazzi. Non so cosa sta succedendo fuori, veniamolo a vedere. Vedete, stiamo scendendo, vabbè. Adesso lo dobbiamo rimettere per forza in una posizione sicuramente normale, ragazzi. Ok, andiamo avanti. Allora, per entrare nel modalità RSCS, per prima cosa settiamo mod switch in normal. Quindi dobbiamo andare qui a sinistra, norm, fatto, left, perfetto. Rate command, set auto switch su rate command, già è settato, infatti ASCS auto write, quindi rate command, come vedete, benissimo, per richiamare l'RSCS system B, benissimo, avanti.
Adesso dobbiamo invece mettere la black manual handle, ovvero questa nera maniglia nera, in, quindi dentro, posizione dentro. Fatto. Roger. Benissimo. Adesso vediamo che possiamo usare solamente VS per modificare. L'unica cosa che si può usare è VS. Vedete, guardate adesso. Guardate fuori i propulsori, lo faccio vedere da fuori, scusate, external, guardate. Vedete? Comunque si vede un pochino qua la scia, il propulsore. Torniamo sul Commander Sit. E lo vedete da là sopra, lo vedete? La scia, mettiamolo centrale. Perfetto. Avanti. Bene. Ora torniamo alla SCS mod, ci dice set mod switch to normal. Ok, andiamo a settare normal, ma già c'è, l'abbiamo già settato, eccolo là, SCS norm, già fatto, Roger. Settiamo middle auto to auto, ok, fatto, Roger, left. Un'ultima cosa da fare diciamo, combinare le abilità tra la parte manuale e quella ASCS. Per fare questo tu hai bisogno del mod switch nella posizione normal e auto switch in auto position. Penso che ci siamo, me lo credo. Lui comunque sta andando adesso in automatico, è da solo, ragazzi. Allora, fatemi capire cosa dobbiamo fare. Andiamo avanti. Perfetto, allora in questa configurazione dobbiamo in qualche modo tirar fuori nuovamente la manovella, perfetto, quella nera in out è fatto. Ok, poi la capsula adesso sarà in pieno automatico, in modalità automatica pienamente, ma tu puoi comunque verificare il pitch roll che selezionerai in modo manuale. Questo è buono per verificare le SCS control. Per vedere gli assi, i due assi soprattutto. Prova a spingere. Se andiamo sotto. Questa qua è la manovella del pitch. Quindi try to pitch now, to pull pitch now. Fatto. Quindi pitch lockout. L'abbiamo messa fuori, perfetto. Queste sono molte delle configurazioni possibili, ma non sono le uniche possibili quelle di cui hai bisogno di capire in questo momento. Ce ne sono altre che tu puoi anche fare tu in maniera creativa, imparando però dopo aver conosciuto bene le basi. Molto bene. Andiamo avanti. Per riassumere il tutto, l'SCS è l'autopilota. E quindi abbiamo capito che l'ASCS mod è proprio l'autopilota, fa tutto in automatico. Infatti la posizione è definita dai giroscopi e dall'horizon scanner. L'RCS è il sistema che dà potenza ai propulsori ed è fatto da due sistemi che sono A e B. A è automatico, B è manuale, che noi possiamo combinare. L'abbiamo fatto in questo gioco, si può dire gioco. L'RCS è controllato dall'autopilota o manualmente dalla FBV, da altre modalità, no? Che vi ho spiegato, FBV, RSCS o MP. Io so che sono delle lezioni avanzate, ma è importante capire come controllare la capsula. Io infatti ti raccomando di controllare il capitolo RCS nel manuale, anche di vedere anche quello che è molto importante, e lo vedrò per conto mio. Roger ci dice che abbiamo fatto un ottimo lavoro in questo momento, però ancora posso fare manualmente alcune cose, come vedete. Io tornerei a mettere tutto com'era, quindi il pitch pure lo metterei giù in, così va tutto in automatico. Scusate ragazzi, infatti adesso vedete non mi fa muovere più le barrette, perfetto, in nessun modo. Bene, ragazzi, siamo tornati nella modalità automatica, così lui non consumiamo nemmeno il carburante, perché quello era molto importante. Andiamo fuori, andiamo a rivedere la nostra bellissima navicella. Spero vi sia piaciuto questo video, perché adesso lo termineremo, che è veramente bello. Like e condivisioni, mi raccomando. External, scusate, la capsula del vostro LOL. È bello pure perché ci ha spiegato un pochino
come fare il tutto in maniera automatica. Perfetto, usciamo, andiamo a vedere com'è andato. End session, Academy, Project Mercury Lesson, Attitude Control, 3 stelline ragazzi, ci siamo. Bene anche questa volta, spero veramente vi sia piaciuto perché lo voglio continuare, ve l'ho detto, vi faccio vedere tutti i tutorial e poi andremo con l'esame finale nello spazio per conto nostro ragazzi. E qui lì sarà veramente complicato, dovremmo seguire tutta la checklist come se fosse un volo vero e proprio, ma qui non è un volo classico a 10.000 piedi, qui stiamo nello spazio, oltre i confini e limiti della Terra. Ragazzi, quindi like e condivisioni mi raccomando. Vi ricordo anche Twitch, mi raccomando andate di là così ci facciamo anche delle belle live sull'altra piattaforma, vi aspetto dall'altra parte. E poi per ultimo la solita campanella, quella là di YouTube, la vedete? Sta sempre lì, che vi chiama e vi dice premimi, perché così siete sempre incollati al canale dell'Ollo, perché non arrivano le notifiche da YouTube, ragazzi. È stato un piacere con Reentry in Orbital Simulator e ci vediamo la prossima con questo spettacolare simulatore. Tutti i giochi dell'Ollo andateli a vedere perché sono tutti interessantissimi. Un abbraccio ragazzi, alla prossima. Ciao ciao!